Eccoci qua, benvenuti. Pancreas in the house. Eccoci sempre qua. In diretta sul canale Facebook di Rocker TV, sul canale Facebook dei Pancreas, in diretta su Twitch e tutte le puntate, ve lo dico sempre, ve le trovate sul canale YouTube di Rocker TV, anche quelle passate, vero, quelle vecchie. Esatto, oggi chi se ne dovesse perdere può andare anche su MySpace. Oggi è un po' il day after, quasi, the week after, la settimana dopo questo concerto. Bello, the week after. La settimana dopo di questo concerto che abbiamo fatto al Live Club, il ritorno, sono commosso ancora oggi, è due giorni che piango, il ritorno dei Pancras live in elettrico è stato bellissimo, ci siamo lasciati 2 anni fa con un bellissimo sold out all'Alcatraz e siamo tornati con un altro locale imballato, ma di quelli veri, che sai che ho scoperto? Sì. Che ci sono anche i sold out finti, me lo dicevano l'ultima volta al concerto. Ci sono dei gruppi che, non so, tirano dei teloni per accorciare il locale. E dicono sold out. Noi abbiamo fatto sold out. Che poi dicono che è marketing, ma secondo me non è molto una roba intelligente. Perché, scusa, la gente che c'è, poi dopo legge. Ci sono anche i giornalisti che confermano, compiacenti, amici. E dicono, è sold out. E uno che è stato lì, fai conto che al live c'erano 600 persone, invece che quelle che c'erano, 1200, 1300, non lo so, e scriveva sold out, quelle 600 dicevano in giro che eravamo dei cazzari. Grazie, non so se è una bella idea questa qua, guarda, per me non è un problema del sold out, noi sapevamo che sarebbe stata una serata importante, anche perché come dici te due anni dopo dell'Alcatraz siamo andati al Live Music Club, che comunque è un locale che praticamente ci ha tenuto battesimo tante volte. Guarda, io vi bacerei tutti, vi abbraccerei tutti se potessi, lui lo fa già dopo il concerto. Ma solitamente prima, lui vi conosce tutti quanti, perché diciamocelo chiaramente, è tutto merito vostro, nel senso non siamo quel gruppo che è su tutte le radio, che ha i passaggi mezzi, che non facciamo Sanremo, non facciamo manco il primo maggio. Io vorrei farlo, ma non ci vogliono neanche il primo maggio, dicono che hanno paura di quello che diciamo, ma cosa possiamo dire? Forse hanno paura che tu bestemmi, non lo so, come quello dei cugini di campagna. Cos'è che erano i cugini di campagna? No, com'è che sono quelli che adesso c'è una polemica, che Leopoldo Mastelloni, sai quello che quelli che si vestivano strani e i Maneskin gli copiavano i vestiti ai cugini di campagna, ha partecipato a una trasmissione, ha bestemmiato ha bestemmiato la prima puntata, cioè ma proprio appena arrivato, sai quelli che si tuffano con l'elicottero, porco me Maneskin, è stato subito forse l'hanno già cacciato, pensavo. No, è vero, comunque Nuasa, scusami, fammi riagganciare quello che stavi dicendo, che è quello che è stato veramente un'emozione e sono anch'io emozionato, e questa sera forse sarete i primi, anzi sicuramente sarete i primi a vedere un po' di immagini. E quella lì è la tua birra? No, ma devo fare spazio perché sta arrivando supporto. Vi ringrazio. Delle immagini estrapolate dal grandissimo lavoro che ha fatto i cameraman di Rocker TV. Sì, vero. E vedrete che cosa è successo quella sera. Cioè, hanno montato a tempo di record una serie di interviste con voi fan, abbiamo un po' di backstage, un po' di immagini del live del concerto, abbiamo le interviste fatte da Peppone, come c'è scritto qua, e insomma ci saranno un sacco di cose che belle e carine, c'è scritto così, interviste con Peppone, di un sacco di cose belle e carine che vedremo più avanti, più o meno verso la fine della puntata. Vero. Intanto, oggi, visto che parliamo di Pancreas, ricordiamo anche che da questa data del live partirà anche un tour, trovate, io adesso tutte le date non me le ricordo, non so se le ricordi te, mi ricordo la prossima, che è il 24 al Cinema Vecchio di provincia di Cuneo. Non mi ricordo più. Non mi ricordo se Cuneo o Alessandri. Vabbè, Cinema Vecchio. Allora, andate sui nostri social e trovate tutte le date, perché siamo clamorosamente impreparati. Ci abbiamo messo giorni e giorni a riprenderci. Io mi sono svegliato 20 minuti fa dal concerto del Live Club. Pensa un po' te. Bravo. Assolutamente. Facciamoci vedere un contenutino. Non ho capito cos'è pronto. La regia cosa ha detto? Che è pronto un Cuneo dei conti. Il backstage. Oh, ma io sono emozionato perché non ho ancora visto niente. Bene, quindi questo qua è una dei, diciamo che è una delle situazioni, delle parti più importanti di un concerto di un gruppo, almeno non di un gruppo, dei Pancras, perché
il backstage per i Pancras è praticamente il 15% della gente che c'è al concerto. Nel ma senso infatti tu sei solito... emozionato, ma io sono preoccupato perché non tutto quello che succede nel backstage. Spero che i cameraman e soprattutto siamo l'addetto al montaggio sia stato abbastanza attento. Guardate che fiche quelle di Rocker TV e guardate cosa succedeva dietro le quinte. Vediamo, lo voglio vedere anch'io. Sono vecchio, ma non così tanto. Sai quando il Barolo diventa importante? Fermento, ha mangiato bene? Mangiato bene, adesso manca caffè amaro che è un passaggio obbligato. Io sono molto curioso, a parte che carico. Sarà la prima volta per voi, ma anche per tanti di loro. A dopo. Yeah, Pancras in Down, è già Pancras in Down, sei già in onda? Oggi sono qua e non sono da casa mia, che figata, che figata. Hai già intervistato Paletta? Fallo subito perché tra 10 minuti non è più in grado di intendere di volere. Si ricomincia. La musica ci farà rivivere Rocker TV. Vieni. Allora, come ci si è preparati? Sessione fiati, gente concentrata, lui suona con la sordina, adesso la leviamo e facciamo la mista. È un camerino abbastanza ordinato, noi siamo gente ordinata, posso mettere anche il cestino, perché mi piace avere un camerino pulito. Ciao Rocker TV, come stai Rocker TV? Tutto bene Rocker TV? Qual è il tuo riscaldamento preferito? Di solito il vodka lemon. Gagno, come ci si prepara questo palco? In silenzio. Ci siamo! Suona! Che pacco! Le mani nel sacco! Devi andare a scuola con in tasca una pistola che scivoli dal fianco e che si infili sotto il banco. Intervallo, provocare un bel macello, altro che merendine, lì si spara sul bidello. Ieri son Topolino, compito è l'uomo ragno, bandito è l'ispettore, la 44 magno. Legittima difesa, il colpo accidentale, sono storie ormai passate e rientra nel normale. Mamma mia, che caldo, non mi abituare, che caldo. America, perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Mira tanto meno una cannetta, ma sei considerato se sai usare la beretta. La libertà è una statua, con cura fu innalzata, tentando di nascondere un'America malata. Ma il loro pezzo. Ma che bello. Non so se avete notato che avevo le braghette corte, perché lo spettacolo, non per tutto lo spettacolo avevo le braghette corte. Funziona così: la prima metà facciamo, ricreiamo le atmosfere degli anni 90, quindi mi sono vestito come mi vestivo negli anni 90, anche se avevo qualche chilo in più e molti capelli meno. E poi dopo facciamo tutti i pezzi del millennio scorso, quindi quelli di Paranoia e Potere, di Elettrodomestico, di 90-93, di Isterico, quindi Acatoro, la canzone del bosco, quelle lì insomma. Mentre nella seconda parte ci cambiamo, anche le luci diventano più moderne e facciamo tutte le canzoni del secondo millennio, quindi Voglio Armarmi, Io Soli, adesso aiutami a ricordare qualcosa. No, ti ricordo, guarda, sono come hai detto tu che eri emozionato, sono emozionato anch'io, anche perché, vabbè, a parte il backstage che non mi sei piaciuto quando hai detto intervistate subito Paletta perché tra 10 minuti non sono normalmente invece sei stato bravo ormai ho acquisito tanta esperienza. No, devo dirti la verità che soprattutto le ultime immagini sono state eloquenti, nel senso che vedere comunque il palco invaso dal pubblico, l'invasione classica del l'invasione nostro palco. Classica, erano 3 anni che non vedevamo un'invasione classica e niente, spero che sia bello l'inizio della normalità. Sarà un'estate ed è vero, hai ragione, bravo. Perché è stato l'ultimo concerto, esatto. Gennaio 2020 è stata, diciamo, l'ultima cosa che noi ci ricordiamo e molti di voi con noi, come quello che era la vita prima, esatto. E adesso sembra questo concerto il via, lo start per ritornare a una normalità che speriamo anche migliore, perché alcuni dei problemi che ci hanno portato alla pandemia
forse erano dovuti proprio a quella normalità di prima. Quindi c'è da costruire un mondo anche un po' diverso e magari migliore. Va bene, però state sintonizzati perché adesso abbiamo l'ospite, ma dopo abbiamo ancora altre immagini dal concerto. Ci siete voi, voi che siete stati intervistati dagli amici di Rocker TV, quindi rimanete da Peppone e anche da Peppone che ha fatto le interviste, per cui state collegati perché magari ci sarete anche voi in questa puntata incredibile di Pancras in the House. Esatto, adesso c'è il primo ospite è un ospite abbastanza inusuale per una puntata di Pancras in the House, perché usciamo un po' della musica, anzi chiederemo anche qualcosa di musicale perché io so che se ne intende. Abbiamo un ospite che soprattutto in Lombardia entra spesso nelle nostre case, almeno a casa mia, nella mia e nella tua di brutto. E comunque un ospite molto molto competente, ci farà capire come funzionano tante cose in questo momento, soprattutto nel mondo del calcio. Quindi questa sera Pancras in the House, il nostro amico Gianluca Rossi. Gianluca, ce l'abbiamo veramente. Ciao ragazzi, come state? Buonasera Gianluca, buonasera. Allora, è un piacere. Ti viene già da ridere, devi dire la verità, ti viene già. Complimenti per il concerto, ragazzi, ma io non sono solo, perché io so che voi siete col cuore calcistico un po' bianco nero, giusto? Sì, vedo che ti hanno informato bene. Sì. Gianluca, diciamo che ascoltato. Cesare! Ciao Cesare! Allora, stasera Gianluca Rossi e Cesare Pompiglio. Sono veramente emozionato perché comunque a voi magari vi scappa. Hai capito che stava cantando a Catoro? A voi magari vi scappa la cosa, però noi ogni volta, anche quando eravamo prima con Rock TV, poi dopo anche con Rock TV, noi vi incrociavamo sempre. Eravamo sempre un po', diciamo, come si dice quando. Sudditanza psicologica. Sì, avevamo un po' di sudditanza psicologica a presentarci a voi, però devo. L'Inter, il numero uno dell'Inter. Sì, scusate, adesso dice così, in realtà ci ammazziamo sempre. Poi con questo Juve-Inter, dove Madonna, meritava lui, ho vinto io, mi ha fatto un mazzo, ragazzi. Una volta che siete venuti a rubare a casa, no, com'è che si diceva? No. No, non lo diciamo. No, innanzitutto ciao Cesare, comunque giusto per... Cesare, è in piedi per voi, questa è la sua reale altezza, no. In questo momento Cesare è in piedi. Sì, no, ve lo dico, in piedi. Io conosco, per onore di cronaca, sia Cesare che Gianluca sono due giornalisti e la prima cosa che mi viene in mente, e posso fare io la prima domanda? Sì, vai, tranquillo, io ho un po' di domande. La prima cosa che mi viene in mente, che volevo chiedere prima a Cesare, poi anche Gianluca, allora la cosa che veramente mi fa tanto specie è che conosco tantissima gente che magari è abbonata a Sky, che potrebbe vedere le partite e tutto quanto, però preferisce o preferiva vedere comunque qui Studio Avui Stadio. Ma come ve lo spiegate? Ero uno di quelli, come ve lo spiegate? Guarda, faccio un paragone, poi sento anche Cesare, ma credo che di questo ne abbiamo parlato tanto. Allora, lo so, è come tu che puoi vedere una donna nuda e preferisci guardare uno che ti racconta la donna nuda che ti sta spogliando, si sta spogliando, cioè, più o meno. Avete ragione, cioè io conosco gente che ha Sky o DAZN, però magari prende il doppio televisore, sì, da una parte guarda la partita e guarda noi che facciamo un po' il nostro cinema, no? Però io, ragazzi, credo, e voi potete capirmi perché siamo tutti ragazzi degli anni 60, qua ce ne abbiamo uno degli anni 30, no? Non è vero, guarda che siamo più vicini di quanto pensi. No, 1966, c'è qualche anno prima, però siamo cresciuti tutti con voi, adesso io dico con la PFM, col banco, del mutuo soccorso. Allora a me non facevano impazzire, però anche i Pooh, no? Siamo cresciuti con voi, gli Squallor, gli Schianto, no? Cesare. E quindi forse abbiamo un pubblico nostalgico di quando si giocava tutti insieme, di quando c'erano le cronache un pochino di una volta. Io me lo spiego così piuttosto che questa cosa tutta patinata. Cesare, perché ci guardano? Ma ci guardano per divertirsi, per divertirsi, perché noi faremo il tu carne. Lui è la carne del tipo, di la frase che io sono, lui è la carne, che cioè lui fa vedere
quando guarda la partita, ognuno si immedesima, giusto? Sì. Lui piange, se la Juve perde, piange. Sì, ve l'ho visto. Sì, ma infatti non lo vedevo mai, è 20 anni che non piangeva, giusto gli ultimi 2 anni, ragazzi. Sì. Gianluca, non fare troppo il furbo. Non voglio essere cattivello, perché tutto quello che avete vinto ultimamente io l'ho sempre detto a Cesare, cioè è tutto meritato. Ogni tanto lui qualche piantino me lo infilava in cempio, purtroppo per questo fatto. Senti, a proposito della trasmissione che mi capita anche a me spesso di vedere, io sono un po' curioso di sapere, magari in retroscena, cioè spesso voi discutete anche animosamente, no? Ah, si dice animosamente? Animatamente. Cioè, mi domando, c'è anche un po' di gioco tra di voi, c'è un pochettino di spettacolo. E un'altra cosa volevo sapere, è capitato che qualcuno se l'è presa veramente, poi avete litigato davvero fuori onda? Ma capita regolarmente, allora diciamo la verità, ogni tanto ti trovi, esempio, 15 luglio siamo io e magari Pompiglio e ci dicono, dovete stare in onda dalle 14, dico per dire, alle 19, non gioca nessuno, l'esattamente di mercato c'entra, diciamo, perché dopo un po', cioè anche mia mamma dice, sì, continuate a dire che qua arrivano Messi, Ronaldo, Lewandowski, alla gente dopo un po' capisce. Allora diciamo che durante la pubblicità diciamo, ragazzi, mettiamoci su un argomento, tu sostieni una tesi, io ne sostengo un'altra, quindi quel lato lì sì, facciamo almeno due blocchi così. Io ti faccio la battuta, il problema è che poi c'è quello che si incazza veramente. Tutto quello che si incazza. E quindi devi poi impiegare il blocco successivo a dire, oh ragazzi, qua dobbiamo tirarne 23, dobbiamo sbagliare con la palla fino... Oh, ma lei ha fatto l'una del mattino, siamo stati in onda. Cesare lo sa, anche perché spesso gli toccava a me, a lui. Certe volte stavamo in onda l'una del mattino. Ma chi è che si incazza? Chi è che si incazza più di tutti? Chi è quello che è il più permaloso? E quest'anno, ragazzi, posso dirvi, siamo disperati, io lo dico veramente, perché adesso con i mondiali in Qatar e noi non ci abbiamo due nello stesso stadio, ho fatto una partita di Italia. No, ma noi di che cosa parliamo? Perché cosa ci mettiamo a fare? La cronaca di Camerun, non so io. Non avete elementi, non c'è neanche magari anche il mercato, forse nel vivo. Ma ti stavo chiedendo, ma chi è quello dello studio che si incazza più di tutti, quello più, il più permaloso? Chi è il più permaloso secondo te? Per me Ravezzani, ve lo dico, io lo vedo da fuori, ma lui sì, sicuramente, ma lui dirige il traffico, quindi dice ogni tanto cordiale. No, sto pensando tra gli ospiti uno che ci divertiamo sempre, gli avvocati, quelli del Milan, allora posso dire, sì, diciamolo, sono molto più permalosi di quelli, cioè adesso è stato scritto il contrario. Noi abbiamo per esempio Pepino Calcaterra, che è uno che gli puoi dire di tutto, gli altri si incazzano, poi soprattutto perché ogni volta sono lì che sembra che vincano lo scudetto e non lo vincono, e poi improvvisamente o arrivano loro e le montare, quelle, cioè voi, oppure è successo anche noi adesso, non so quest'anno, sì loro sono, cioè, sono un po' è vero o no? Però volevo rassicurare che poi capitano anche le cose che andiamo a cena fuori così, perché poi sì, grazie di credere, e lì non è che parliamo di calcio, no, onestamente parliamo di un argomento che per noi è ormai sconosciuto. Siamo nella sniacchera, possiamo dire che ci piaceva parlare una volta di sniacchera, una volta. Vabbè, anche noi, comunque, anche tra di noi ci capita spesso di litigare, di discutere, poi risolviamo tutto, tutta tavola. Senti, io invece, Gianluca e anche Cesare, volevo chiedervi questa cosa. Ho parlato col figlio di un mio amico che gioca a calcio, uno dei suoi sogni e diventare giornalista sportivo. Quando gli ho detto che sarebbe stata questa intervista, lui era stracontento perché mi segue spesso, e mi ha chiesto lui, un ragazzino di 13 anni che gioca nelle giovanili del Legnano Calcio, perché io sono di Legnano, di chiedervi qualche consiglio, perché lui vorrebbe proprio diventare giornalista sportivo. Come si chiama? Lui Ricky, Riccardo. Riccardo come? Ma adesso cosa fai? Scrivi da un giorno? No. Ti devo dare nome e cognome. Ragazzi, Riccardo,
Allora, io onestamente dico che è un percorso in questo momento, Cesare. Io sono arrivato tra l'altro dopo di lui, quando già le cose si stavano complicando. Però grazie a Dio, sia io che lui abbiamo avuto comunque contratti giornalistici, abbiamo avuto un riconoscimento. Non era il periodo che i giornali le chiudevano. Cioè, adesso, se posso dire onestamente... Lascia stare. O hai una famiglia che ti può mantenere fino a 40 anni, o Cesare oggi... Francamente, uno che fa il giornalista a 20 anni, cioè, non so se, che consiglio gli dai, non lo so, io non lo so. Consiglio gli do, consiglio di scrivere a tutti, sì. a tutti i direttori, e troverà un direttore che spera bene. Di solito vivi di stage fino a 50 anni, cioè diciamo la verità. Tra l'altro, allora un'altra cosa, cambiando argomento, lui faceva, come dicevo, gioca nello sport, fa calcio giovanile nelle giovanili del Legnano, e parlavo anche con i genitori e mi dicevano che soprattutto nel calcio, la parte giovanile del calcio è un po' un problema, nel senso, mi dicevano, non so se è vero, chiedo a voi che siete sicuramente più esperti, che si privilegia molto l'aspetto fisico-atletico e non più tanto quello tecnico tra i ragazzini, e poi vengono comunque chiamati da fuori, anche da altri paesi, un sacco di ragazzi molto grossi, potenti fisicamente, e quindi questo sta creando un problema. Noi siamo, la nazionale italiana è sempre stata talento estro, davanti, dietro si picchiava come dei fabbri. Mi chiedevo se questo problema è anche il riflesso dei problemi che poi ha la nazionale, che è 2 anni che mancano dal mondiale. C'è questa relazione tra calcio giovanile? Vero, anche a livello giovanile oggi gli stranieri si privilegia l'aspetto fisico. Perché te dici di no? Perché il calcio italiano sta andando male? Perché la nazionale deve. Sai, quando comincia così, deve fare giocare gli italiani. C'ha ragione che noi siamo usciti perché Giorginio ha sbagliato il rigore, abbiamo fatto giocare João Pedro al posto di Raspadori. C'ha ragione. Allora, non lo diciamo, Oriundi. Il discorso è contorto. Lui ritiene che quelli naturalizzati, però sembra un po' vagamente, no, ma Cesare è una persona, ragazzi, da questo punto di vista, guarda, viene da Comiso, dalla Sicilia, quindi tutto possiamo dire di Cesare tranne che sia razzista. No. Però tu ritieni che il naturalizzato, però sei forte, ce l'hanno tutti, ce l'hanno i tedeschi, ce l'hanno gli inglesi. Ma poi sei nato in Italia di seconda, terza generazione, sono italiani, certo, come gli altri. Certo. Perché... cioè lui dice, forse ho capito perché va interpretato Cesare, cioè Cesare non più ci verba. Cioè lui dice, se cominciate già nei settori giovanili a prenderli da fuori, come potete pensare... Cioè lui si riferisce, voglio dire, allo straniero che poi magari viene naturalizzato più avanti, però come potete pensare, se già li prendete da fuori, che man mano crescano? Questo non è che ho capito, però questo è esattamente il tema che mi poneva, cioè il fatto di andarli a cercare da subito da fuori. Ma soprattutto mi stupiva questo fatto che anche nel calcio, io ho una figlia che gioca a pallavolo, per cui lì l'altezza, la fisicità è per forza fondamentale, ma il calcio si gioca a terra con i piedi, quindi mi stupiva questo fatto che anche nel calcio invece vengono privilegiati quelli alti, dotati fisicamente, grossi, e non si bada più tanto, almeno così mi dicevano, alla parte tecnica, alla parte della fantasia, dell'estro, che ci ha sempre fatto sognare. Avete ragione, ma noi non abbiamo risposte da darvi, perché noi la pensiamo come voi. Cioè, scusate, Cesare Pompiglio, voi non l'avete mai visto in giro con la sua smart? No, io l'abbiamo visto dal vivo quando era a Torre Lombardia. Ma la macchina di Cesare voi l'avete mai vista? No. Cesare si è fatto scrivere sulle portiere, posso dire, sì, tanto, cioè per prendere le portiere, e c'è scritto tutti i nomi dei più grandi calciatori che ti hanno avvicinato a questo sport. Cioè praticamente, cioè tu vedi lui che gira, dove su una portiera c'è, non so, ma non c'è solo Juve, c'è Platini, Suarez, Zico. Poi immaginatevi delle portiere, delle smart con le scritte interminabili, ci sono qui
20 righe, scritte colonna con colonna, chi è che ha messo? Tutti. Tutti. Ci ha messo tutti i più grandi. E posso dire, dell'ultima generazione, non ti ha messo. Non ne ha messo uno. Cioè, ormai è stato giro. Cioè, dove ti fermi tu? Forse Messi l'hai messo. Buffone. Ecco, lui si è fermato a Buffone. Vabbè, cioè, quindi non c'è né Messi né Ronaldo, Mbappé. Messi e Ronaldo, sì, ma Messi e Ronaldo. Li ha messi in fondo, cioè. Li ha messi sul cofano. No, c'è la portiera, va dall'alto, c'è il vetro, e poi comincia ad essere il privato, la TV. Zico, Suarez, sì. A Picchi, perché lui poi impazziva per Picchi perché l'aveva conosciuto, no? Facchetti, Rivera, man mano scendi e se sotto ci deve essere Cristiano Ronaldo. No, però una cosa voglio dire, adesso mi hai fatto una parata di stelle, Gianluca. Ecco, io comunque sono uno che segue da mille anni comunque le vostre trasmissioni e tutto. Voi avete lavorato con tantissimi grandi calciatori, uno dei miei preferiti anche come persona che ho avuto il modo di conoscere è Evaristo Beccalossi. Ecco, voglio sapere da voi chi è stato il calciatore con cui avete lavorato, con cui avete avuto più affinità e che avete rispettato di più. Ecco. Cesare, dobbiamo commentare. Cesare dice Domenico Marocchino, no? No. No. Io non so cosa. No. Allora, io onestamente. Sì. No, vabbè, con Evaristo sei stato insieme 20 anni, un po' per maloso, ecco Evaristo. È per maloso, no? Non si direbbe, ma sembra quieto in televisione. Ah, è per maloso, questa è una bella chicca, eh. Ma no, Evaristo, cioè una volta andiamo a San Siro, io non ricordo se fosse adesso, andiamo a San Siro, una volta andiamo a San Siro per la cronaca, doppia voce, si avvicina a un bambino, un ragazzino, gli fa, scusa, mi ha mandato mio papà, ma tu eri un giocatore dell'Inter. Vita finita qua. E Aristo fa, sì, iniziate, vai. Ma tu sei Burnic, madonna, sto povero bimbo, ho sbagliato il nome. Tra l'altro prendendo uno più vecchio di lui. Molto più vecchio. Ha fulminato, gli ho detto, becca, ma non può conoscere. Cioè, abbi pazienza, ma proprio uno che mi sta sul coglione. Cioè, allora becca era un po' particolare. No, ma io mi sono divertito. Cavolo, dai, con chi è che ci andiamo? No, dei padri. Dai, io Marocchino mi divertito. Pietro, Pietro eccezionale. No, devo dire Pietro Anastasi eccezionale. Poi sì. Posso dire il mio preferito in assoluto. Tra l'altro sono molto amica di sua figlia, è facile. Però io mi ricordo un trio di qualche anno fa, ma se voi ci seguite da tanto tempo, allora io mi sono trovato da Dio con Dirdi se lo detti, quella generazione. Con il compianto Mauro Bellucci, perché sono sempre in contatto con sua figlia Giada, tra l'altro hanno appena dato il premio a Viareggio come miglior difensore. Bellucci aveva delle battute stratosferiche, cioè Bellucci era uno che infatti non stava neanche sulle palle ai tifosi della Juventus e del Milan, perché era talmente spiritoso e simpatico, devo dire talmente sportivo. E poi Pietro ha ragione, Cesare. Pietruzza Anastasi, purtroppo due su tre che non ci sono più, assolutamente, assolutamente, anche perché cioè mio papà quando guardavo le vostre trasmissioni comunque cioè lui si vedeva i suoi eroi davanti. Bellucci tra l'altro fino alla fine ha dimostrato di essere un leone fino agli ultimi giorni. Mio papà quando io vedevo l'Odette dicevo ma papà quello lì cioè lo vedo tutto magrolino e fa, ma mio padre mi diceva quello pesta una bestia, non li porta via mai la palla. Cioè avete sempre avuto degli ospiti veramente che hanno fatto la storia del ma parliamo un pochettino di musica visto che siamo su Rocker TV. Siamo curiosi di sapere i vostri gusti musicali, cosa ascoltate, cosa ascoltavate, ma anche l'ultimo concerto che avete visto. Ah, oh, questo è importante, è interessante. Ragazzi, io purtroppo mi vergogno moltissimo, ma spiego, cioè tutta la musica, il rap e via dicendo, degli ultimi anni, cioè non riesco veramente a... Mi spiace dirlo, ma io sono un grandissimo fan e per un po' ho fatto anche collezione di dischi di Elvis Presley, tanto per dirvi. Beh, poi mi piacciono i Clash, se devo andare al vostro genere. In Italia la PFM la sentivo molto volentieri. Cioè, devo dire che sono rimasto molto, molto indietro. Al punto che se mi dici l'ultimo concerto che ho visto,
forse, guarda, forse vi sorprenderò, ma forse l'ultimo concerto che ho visto, mi pare, è assurdo, Renato Zero al Forum anni fa. Ma neanche tanti anni fa, dai, cioè, almeno che. E Cesare, Cesare invece? Cesare, tu l'ultimo concerto che hai visto? L'ultimo concerto che ho visto è stato quello vostro, quello vostro. Ma non è vero. quello di Pancreas. Scusa, la prossima volta vai sul palco. La prossima volta vado sul palco. Ma che la prendiamo come una promessa? Assolutamente eh? Sì, è un po' come la risposta che fa sempre Montella. Qual è stato il tuo gol più bello? Il prossimo. Montella, l'ultimo che ha visto era, non vorrei dire, Achille Togliani o. No, vabbè. No, ma ragazzi, io sono veramente, sai che se mi chiedi l'ultimo, cioè faccio fatica veramente pazzesco, ma era sicuramente epoca pre-Covid, ma infatti quando Mario Riso, onestamente, che vabbè, che saluto, grande cuore nerazzurro, da Poker TV. Grande cuore nerazzurro, maledetto cuore nerazzurro. Mario Riso. il migliore avete preso. No. Mario Rito è un grandissimo. No, però Mario, cioè, dico, mi ha mandato dell'ispezione del vostro concerto. Insomma, mi si è per. Però posso dire che. Ma voi fate benissimo. Infatti, io vi prego, andate avanti, perché dobbiamo essere dei vecchi che non mollano. Ma lo dico tra simpaticamente. No, è così. Anagraficamente. Entusiasmo, tra l'altro, al vostro concerto. Cioè, ma mi fa piacere, porca miseria. Perché qui oggi, francamente, esce uno e scompare. Cioè voi siete sulla breccia comunque da un sacco di tempo col vostro. Da un sacco di lo anni. Chiamano pubblico di nicchia, però porca miseria, sono canzoni riconoscibili. Se tu mi dici oggi, dimmi una canzone, adesso dico per dire, di Rocco Hunt, tu sai chi è Rocco? No, magari è anche bravo, ma non mi viene in mente. Cioè, e mi schilla, ogni tanto mi fa dei nomi, ma poi non li conosci, mi guarda come se fosse un demente. Cioè, mi rendo conto che mi sono fermato, purtroppo, io sono un nostalgico, Cesare, ma ti ricordi gli anni 80? La Milano da bere. La Milano da bere. Ragazzi, però, aspetta, prima di salutare, io no, voglio approfittarmi debitamente di loro. Quindi, sì. una raffica di domande di calcio. Se vuoi fare. Sì. Raffica di domande e risposta. Vai. No, parti. Primo, pronostico scudetto. Ho parlato con un mio amico interista. Io ho pronosticato: vince l'Inter con 5 punti di vantaggio. Alza le mani, Gianluca, prima della risposta. Cesare lo sa, io non sono scaramantico. Io pensavo di perdere a Torino con la Juve, però mi ero fatto tutta una serie di tabelle che prevedevano comunque dei pareggi a sorpresa di Milan e Napoli al risveglio dell'Inter, per cui io ritenevo, anche nel momento più triste in cui ero circondato dalle facce da patibolo della mia tifoseria, da Mortimer, a proposito di Bettino Calcaterra, ci ho fatto un viaggio in macchina per andare in Inter Club, continuava a dirmi che avevamo perso lo scudetto, stavo in, veramente, vi ho detto: Bettino, scendi, butta la macchina contro il, perché, cioè, se io devo sentire che siamo morti, che non vinceremo mai più, non ce la faccio. Adesso devo dire che ieri è tornato dalla mia parte e fa: forse avevi ragione tu a non arrenderci. Allora io dico sicuramente Inter, non credo con 5 punti di vantaggio, io temo che dovremmo sudare. Spero che l'Inter sia guarita e comunque se gli altri vinceranno Milan e Napoli fanno un capolavoro. Cesare se la ride. Chi dice? Aspetta che adesso sentiamo lui. L'Inter vincerà lo scudetto. No, ma mi basta così perché non riesce a dire altro. L'ha detto. Il tuo cantore. Lui, perché io e lui se litighiamo sempre su Roma. Sì. L'ha detto lui. Perché lui è un colpevolista, lui è innocentista. Su Moggi, lui è amico di Moggi. Io ogni volta che lo sento, Moggi ha detto che dice su queste robe di solito ci prende. Ce l'abbiamo anche in studio Moggi, vuoi fare l'imitazione? Mi hanno rubato l'anima, da oggi il calcio non mi appartiene più. No, ma devo dire onestamente che il Marotta
in Marotta non è stato, dai, Galliano oggi Marotta sono dirigenti che probabilmente se avessero preso in mano il calcio federale. Sì, anche secondo me. Vabbè, detto questo, io davo 5 punti perché ho visto il calendario, secondo me. Ma io, che Dio ti ascolti. Altra domanda veloce, quindi Dybala va all'Inter? No, secondo me no. Non ci beh, è troppo, ragazzi, non è che non mi piace, è troppo caro, non possiamo fare una spesa di quel tipo lì. Secondo me va in Inter, non so. In Italia dopo la Juventus, io credo che andrà all'estero. Ok, perfetto, io ho finito, dai. Vabbè ragazzi, no, noi vi salutiamo, anzi Cesare, sono contento di averti visto perché era un po' che non ti vedevo in giro e Gianluca è stato carinissimo e ti ha portato qua questa sera. E la cosa che devo ammettere che comunque unisce quello che avevo detto all'inizio della puntata, devo dirvi la verità che io me la sono fatta un'idea anch'io, Sky, e tante volte preferisco guardare voi, forse perché tanta gente che magari è a casa o è a casa da sole tutto quanto, quando vede il vostro programma si sente tra amici e questo secondo me è una figata. Poi dopo dite anche un sacco di cazzate, però secondo me questo è quello che fa, che fa stare bene a casa, cazzo. Poi il giorno dopo la gente dice, oh, ma hai sentito ieri sera Cesare che cazzo ha detto? Visto quando sei lì, quando ha litigato, cioè si parla più di voi che di una puntata della Domenica Sportiva che secondo me diventa anche quasi logorroica. Devo andare in onda fino alle 24, ormai, cioè, voglio dire, va bene il Milan, la pressione che adesso va sull'Inter, la Juve, se avesse vinto sarebbe ancora in corsa per lo scudetto, capito? Ma non è che puoi andare avanti dalle 20 alle 24, così. Infatti sto valutando con Cesare, inventiamoci qualche cazzata, perché io ti darò alle 24 con questa roba qua. Che tra l'altro, una cosa ci tengo a dire, perché voglio che la senta anche lui, perché io la penso veramente, è per quello che se non dovessimo vincere lo scudetto, noi dell'Inter mi prenderebbe una crisi isterica, ma spiego perché. Secondo me l'anno prossimo, purtroppo, sono stati 2 anni un po' particolari. Ecco, mi piacerebbe che l'Inter riuscisse a vincere tutte e 2, perché non ho dubbi che per potenza economica, e lui lo sa, e comunque Allegri, voglio dire, ok, quest'anno ci cade. Io temo che dall'anno prossimo riparte la Juventus con tutta la sua potenza, vedi gli acquisti come Vlahovic, e secondo me ripartiranno anche gli anni. Non mi piace. E non gli piace. Cioè lui si permette di dire che non gli piace. Io l'ho già capito, è tutta tattica, bravo Cesare. Ciao ragazzi, grazie della vostra presenza. Ciao ragazzi. Grazie, ciao. Ringraziamo Gianluca, ringraziamo Cesare, collegamento complicato perché si faceva fatica a interloquire perché spesso andava via l'audio, però è stata una cosa molto carina, molto piacevole. Beh, devo dire, è un po' fuori dal nostro storico, però sotto ogni tanto te la dai una guardata se c'è uno che sclera. Quando finisce la partita dici, cazzo faccio stasera, vediamo chi sta sclerando a Tele Lombardia, e sclerano. Noi intanto ora siamo andati lunghi perché la chiacchierata è stata piacevole, ma abbiamo ancora dei contributi dalla regia. Cosa abbiamo pronto? Del concerto, del live, perché i ragazzi di Rocker TV hanno lavorato tanto, hanno lavorato bene con passione ed entusiasmo, e noi vogliamo farvi vedere tutto, quindi direi di andare direttamente con forse l'intervista ai fans, può essere, regia? Esatto, l'intervista ai fans, quindi state collegati, state molto attenti perché potrebbe anche esserci che ci sia uno di voi intervistato dagli amici di Rocker TV. Dalla regia portate della birra, grazie. Vorresti dire a Paletta? Vorrei di spaccare giù tutto stasera e rifarsi sentire come i vecchi tempi. Ciao! Ti mandiamo un bacio? Un bacio. Io gli dico, sono innamorata da sempre. Ci vediamo mercoledì che facciamo casino come tu fai casino stasera. Mi dispiace per chi dovrà suonare domani sera, perché questa sera lo tiriamo giù quel palco. Vai! Troppe cose ci sarebbero da dire a Paletta. E ancora il... Com'è? Il sì, ne ha uno solo. Ciao Paletta. Sono 15 anni che ti sto
seguo. Sì, anch'io. Non lo so, in realtà. Comandalo. Papà, magari vuoi dire qualcosa. Noi siamo accompagnatori. Ciao, Paletta. Ciao, Paletta, spacca! La vostra canzone preferita dei Pancreas? Disgusto totale. Il vicino. Il vicino, sì. Tutti in pizza. Tutti in pizza. Il vicino. Barbagiani, non mi ricordo il titolo, magari sbaglio. Io l'ho sempre detto che mai forza Juve, io lo dico. Ma io sono interista, però. Sapete che ti fa Juve, eh? Vabbè, no. Per lui. E Gobbo? Forza Juve per Paletta? E dopo lo insultiamo, assolutamente. No, forza assolutamente Milan, no. Per Paletta. Grande Milan, sempre comunque. In Juve camera. Merda. Oh. Ma allora, è bello vedere, e non so se hai notato, c'erano figli e anche genitori. Sì, questo è un classico nei nostri concerti, che ci sono i nostri vecchi fans che sono dietro, che bevono la birra, e davanti più giovani. Si rinnova sempre questo miracolo di anno in anno, che il nostro il verbo Pancras, se posso dire così, arriva anche ai più giovani, e sono davanti che pogano. Noi vediamo dal palco questo pubblico che si stratifica. Beh, Paolo, in varie sezioni. Però perché salutavano tutti te e non mi saluta nessuno? Ma perché la domanda era una domanda. Vabbè, quello che stavi dicendo te adesso l'ho notato soprattutto con i nostri figli, sai. E io ho un pelo prima di te, perché i miei figli sono più grandi dei tuoi, che all'inizio venivano sempre, interagivano. Tua figlia, tra l'altro, che era una delle più belle cantanti della canzone del Bosco, che anche lei adesso dice: papi, potrei fare d'altro. No, non solo, organizza proprio delle feste con gli amici quando c'è il concerto, perché dice: il papà è fuori dalle balle, la mamma di solito va anche lei, e quindi invita tutti a casa. È la stessa roba. Mio figlio e mia figlia mi hanno chiesto: papi, ci dai il calendario dei concerti dei Pancras? Hanno visto il calendario e ero orgoglioso, ho detto: che bello, ok, qua suoni, ok, posso invitare i miei amici? Sì. E mia figlia, sono arrivata a casa dopo il live, una si era fermata a dormire, non lo sapevo neanche, però abbiamo poco tempo. Ti sei addormentato sopra? No, beh, li ho messi a letto, come ho tirato sulla copertina. Siamo in chiusura, siamo ragazzi, quasi in chiusura, siamo perché c'è l'almanacco dello zigano, abbiamo ancora però le interviste con Peppone. Abbiamo le interviste con Peppone, per cui le mandiamo subito al volo, che poi andiamo a chiudere. Vai con le interviste con Peppone. Siamo al concerto dei Pancras, i prossimi che varcano questa porta io li intervisto. Promessa mantenuta. Qual è il vostro pezzo preferito dei Pancras? Te lo chiedo subito. Il mio pezzo preferito è Elettrosmog. Elettrosmog dei Pancras, il tuo? Mi ha venduto. Allora ti chiedo subito a bruciapelo, chi è il tuo Pancras preferito? In realtà dal vivo ho visto solo Paletta e mi è stato troppo simpatico, per cui Paletta for life. Oh, stanno dicendo tutti Paletta, sei in buona compagnia. Chi è il tuo Pancras preferito? Paletta. Dicono tutti Paletta. Tu suoni? Assolutamente no. Ti piacerebbe? Assolutamente no. Sei più un osservatore, un... Sono qua per divertirmi, non per ascoltare la musica. Un messaggio per Paletta, allora. Buon compleanno. Gli fai gli auguri. Aspetta, intromissione, vieni qua. Abbiamo un altro messaggio per Paletta. Paletta è un coglione. Perché? No, non è vero, è bravissimo. È un genio della musica. Tagliati i capelli. Scommetto che anche lui è il tuo Pancras preferito, in ogni assolutamente, caso. Assolutamente. Grazie. È una tradizione, il punk è una tradizione, ragazzi. Porca puttana, come il vino, le bestemmie! This è is... la figa! Un po' più di entusiasmo. Il vino, le bestemmie e la figa! Cari amici di Rocker TV, siamo al top! Un saluto, salutami gli amici di Rocker TV. Ciao ragazzi, Rocker TV per sempre, ciao! Paletta, ti amo! Hanno preso i migliori, assolutamente. Tra l'altro, non so se avete notato, come dicevo prima, io vi bacerei, vi abbraccerei tutti, mentre lui proprio vi bacia, vi abbraccia tutti a fine del concerto. Infatti lo conoscono veramente tutti. Che grazie al cazzo, voi non venite giù mai a baciare un po', a abbracciare la gente. No, che meraviglia. Veramente, quello che dicevi te all'inizio, alla fine c'è un cambio generazionale. Insomma, il concerto dei Pancras lo fa il pubblico. È come... Nuas chiude ogni concerto finché ci sarete. Il sogno non muore. Ed è il concerto dei Pancras anche questo. Inizia quando noi arriviamo sulla location e finisce quando Paletta se ne va. L'altra volta mi hanno cacciato via. Di solito chiude i locali con i buttafuori, proprio l'ultimo a uscire è lui, perché anche dopo il concerto si ferma con tutti. Se va tutto con bene, tutti voi. Posso chiudere. E infatti noi presumiamo che lui conosca tutti
tutte le persone che vengono ai nostri concerti. Va bene, è stata una serata grandissima, è stata una puntata meravigliosa, divertente come inusuale. Sempre. Non hai letto un messaggio come al solito, anche e se ti ha messo, anche se ti ha messo il computer, fa niente, lo faremo la prossima volta. Beh, e è troppo bello. Vi salutiamo sempre con l'intervento oggi breve, corto, anche lui ha patito un po' le chi fatiche. Detto che breve, mi ha detto che è breve. Ha patito. Anche lui è uscito un po' devastato dalla prima serata in elettrico dopo 2 anni di pausa. E quindi vi lasciamo lo zio Gagno, l'almanacco dello zio Gagno. E ci rivediamo, ci risentiamo. Non so quando, perché partono una serie di lunedì di festa. Pasquetta, 25 aprile, tutto quanto. Io credo ci rivedremo il 2 maggio, ma è una previsione. Un voi po' state, di contenuti ve li buttiamo. Voi state sintonizzati e ci rivedremo presto qui su Rocker TV per Pancras in the House. Ciao a tutti. Buonasera e ciao a tutte e a tutti e bentornati a questa piccola rubrica con il vostro Gagno. Bene, oggi la rubrica sarà una rubrica di ringraziamento. Ringraziamento per la bellissima serata di venerdì. È stato un concerto meraviglioso, è stato ritornare alla vita, è stato riprendersi degli spazi che erano rimasti vuoti per molto tempo. È stato bellissimo da parte vostra, per come ci avete coccolati, per come avete ballato, per come avete cantato, per come ci avete supportati. È stato bellissimo da parte nostra rincontrarvi, è stato veramente una meraviglia. Non ci sono davvero altre parole, la rubrica oggi è solo questo: ringraziamenti, abbracci e sorrisoni. Grazie a tutti, grazie davvero di cuore e ci vediamo quest'estate in giro per ricominciare a fare del buon e sano rock and roll. E quindi da Pancras in the House su Rocker TV, da Gagno e dai Pancras, arrivederci, a presto, sui palchi.